Il 13 maggio del 1978, quindi 28 anni fa, le idee, la visione, le aspirazioni di uno psichiatra trovavano implementazione in un dispositivo legislativo, in una nuova legge che da allora viene ricordata come legge 180, ma anche come legge Basaglia, dal nome appunto dello psichiatra che ebbe questa idea che non esiterei a definire rivoluzionaria. In poche parole l'idea era quella di chiudere i manicomi, di non affidare a queste strutture che già avevano denunciato grossi problemi, la riforma dell'individuo per quello che può essere una visione quasi ottocentesca della salute mentale, o perlomeno diciamo la cura nelle situazioni critiche, secondo una visione un po' più accettabile anche per noi, diciamo, del terzo millennio. Parliamo di questo argomento dunque, dei 28 anni di attuazione della legge Basaglia, lo facciamo con una gradita ospite in studio e uno in collegamento. Cominciamo qui dallo studio di Roma, Giusy Gabriele, direttore generale della ASL di Roma D, fondatrice dell'UNASAM, che è l'Unione Nazionale Associazioni per la Salute Mentale, fa parte di Psichiatria Democratica, che anche qui ha contribuito a fondare e soprattutto ha lavorato per un periodo proprio con Franco Basaglia. La ringrazio di essere qui nei nostri studi. Grazie a lei. E abbiamo in collegamento da Torino, lo vedo sullo schermo, Mino Lopresti, presidente della FISAM, Federazione Italiana Salute Mentale. Buonasera anche a lei. Buonasera. Allora, cominciamo subito con alcuni servizi, uno di Elisabetta Mirarchi e uno di Roberto Scardova, che ci consentono di entrare in questo argomento. Era 40 anni fa. La malattia mentale apriva il tunnel dell'elettroshock, camicie di forza, farmaci. Il cosiddetto pazzo era un reietto, un individuo da isolare, chiudere in un manicomio. Normale privarlo di qualsiasi trattamento umano, normale che fosse sporco, rasato, abbandonato in grigi cameroni. Contro la crudeltà dei manicomi si levò la voce di uno psichiatra, Franco Basaglia. Speriamo che non ci sia psichiatria domani. C'è una psichiatria nel senso che è stata fino ad oggi, c'è una psichiatria repressiva, una psichiatria che serve soltanto per gestire e controllare l'emarginazione sociale. Per Basaglia il terapeuta doveva mettersi a fianco del malato, salvaguardare la sua dignità, restituirlo a normali condizioni di vita. Chiese che fossero chiusi i manicomi, un pensiero riassunto in una legge, la 180, che nel 1978 portò in Italia l'abolizione dei manicomi. Una storia, quella di Franco Basaglia, raccontata in un film, La seconda ombra, del regista Silvano Agosti. Il pensiero dominante di Franco Basaglia era riconoscere nel malato di mente l'essere umano, figura sacra e inviolabile, e che rimane tale anche attraverso la malattia mentale. Fu Franco Basaglia a regalare la libertà ai 1200 reclusi del San Giovanni, il primo ad abbattere i recinti, a togliere le camicie di forza. Mi si legò il costetto, mi fece dare le parrucchiere dalla parrucchiera e poi mi parlavamo e poi sono stato con lui, presidentessa io e la Carla dalla Val, presidentessa all'assemblea. Già, assemblea e democrazia per i matti. C'era chi diceva che il matto era lui, Basaglia, e invece ecco Trieste coi suoi centri di salute mentale. Hanno preso il posto del manicomio. Chi vuole, chi ne ha bisogno, viene qui durante il giorno e la sera torna a casa. 2800 pazienti restituiti alla vita, al lavoro, alla consapevolezza di sé e del proprio destino. Mi sento pronto ad affrontare quelle che sono le difficoltà del mondo del lavoro. So che un muro non è che un muro e nient'altro e può essere abbattuto. Perché il figlio mi ha messo la firma sul conto corrente. Quindi se voglio prendere dei soldi devo chiedere il permesso. Allora mi vado a trovare un altro lavoro dove faccio un altro conto corrente e lo prego. Bisogna stare molto attenti però che il manicomio è nella nostra testa, il manicomio si può ricreare, quindi se oggi abbiamo chiuso questa istituzione dobbiamo fare in modo che non si riproduca in altre forme, in altri luoghi. Parliamo della legge Basaglia, parliamo della situazione che ha determinato, e di solito i bilanci si fanno alla fine, però io vorrei introdurre i miei ospiti chiedendo subito a loro invece un bilancio, così chiariamo le posizioni immediatamente e poi naturalmente su quelle posizioni articoliamo, elaboriamo e discutiamo liberamente. Lei
a questo punto, dopo 28 anni, che bilancio ne trae? Beh, intanto io sono una di quelle persone che quelle cose lì le ha viste dal vivo, quelle immagini agghiaccianti, e quindi è evidente che nel ricordo di che cos'era il trattamento dentro un ospedale psichiatrico non posso che cominciare con il dire che mi sembra che stiamo molto meglio. Non quelle c'è scene paragone. Non si vedono quelle più. Quelle scene non si vedono siamo più. Siamo sicuri al 100%? Quelle forme di tortura non si vedono più, quelle forme lì di tortura. Certo, per esempio, in alcuni servizi di diagnosi e cura ancora si usa la contenzione, qualche volta si danno troppi farmaci, quindi io non mi sento di dire che va tutto bene. Va tutto molto meglio, questo sicuramente lo possiamo dire, ci sono molte persone che si reinseriscono al lavoro, le stesse immagini poi lo dimostravano, che comunque un'umanizzazione c'è stata, un esito migliore anche delle terapie c'è, anche se ancora ci sono molte ombre in questa riforma. Allora, insomma, possiamo dire che siamo sulla giusta strada, esatto. Che questa riforma era una cosa che doveva esserci, assolutamente. Che benvenuta il fatto che c'è stata e che bisogna soltanto proseguire e migliorare. Esatto. Questo dice Giusy Gabriele. Andiamo a Torino da Mino Lopresti, lo ricordo presidente FISAM, Federazione Italiana Salute Mentale. Allora, anche a lei, così, in una prima battuta, un bilancio e se c'è qualcosa di particolare che vuole evidenziare. Certo, diciamo che è un punto in cui si deve proseguire. Anch'io sono convinto che questo sia stato grandioso, cioè togliere via i manicomi è la cosa migliore che ci possa essere. Però è un punto che deve essere superato ancora, deve essere migliorato, perché noi abbiamo come riscontro famiglie che non sanno cosa fare, malati che non sono seguiti e quindi sono abbandonati sul territorio, malati che sono purtroppo detenuti, perché abbiamo una popolazione carceraria in questo momento che è 15, cioè 5 volte oltre quello che era nel 1990. Quindi succede che i malati che a livello sociale sono distanti, disturbati, vengono addirittura inseriti in carcere, cosa assurda. Quindi diciamo che uno dei problemi principali, secondo lei, mi corregga, Mino Lopresti, è che cosa ne facciamo poi di queste persone una volta che sono stati per fortuna chiusi i manicomi, comunque loro restano con i loro disagi, con le loro problematiche, spesso violente, spesso incontrollabili, che si ripercuotono magari sulle famiglie, su chi è loro vicino e anche su loro stessi, talvolta. Certamente, certamente. Qui abbiamo una situazione che invece di diminuire il disturbo mentale e la malattia mentale aumenta. L'Organizzazione Sanitaria Mondiale ha detto che nel 2020 sarà la seconda malattia del mondo, dietro soltanto a quelle cardiovascolari. Questo è terribile, ma non si prendono provvedimenti adeguati. Noi abbiamo dei finanziamenti a livello statale che sono il 5%. Cose che sono al di sotto di quelle che sono le nazioni più progredite nel nord Europa, che hanno dei finanziamenti dell'11%, del 12%. Le famiglie stesse non sono seguite, non sono aiutate né finanziariamente né a livello di conoscenza della malattia e quindi lasciate sole a se stesse non sanno cosa fare. Bene, questo è chiaro come punto sicuramente da affrontare. Lei condivide questo punto di... criticità. Non del tutto, perché la situazione è molto diversa da regione a regione. Per esempio sulla questione dell'aiuto alle famiglie, a parte la questione proprio della cura, della terapia familiare, della presa in carico, nel Lazio ci sono diverse forme di assistenza anche economica che vengono utilizzate e ci sono anche delle strutture. Quindi credo che dare, certamente quello che condivido è che i finanziamenti non sono sufficienti, su questo non ho assolutamente dubbio, anche perché il 5% non è omogeneo, non è generalizzabile. In alcune regioni si investe il 5%, in altre regioni è fra il 2 e il 3 la spesa, quindi sicuramente mancano finanziamenti, bisogna fare di più, però dire così drasticamente che non si faccia nulla per le famiglie secondo me è un po' eccessivo, come un po' ingeneroso diciamo, rispetto a quelle realtà dove invece qualcosa si fa a livello nazionale, dico. E quelle realtà invece locali, regionali, in cui si fa di più, è perché è di competenza delle regioni quel tipo di assistenza e quindi alcune la erogano e altre non la erogano?
Sì, dipende da due cose sostanzialmente. La prima ovviamente dalla regione, perché come tutti sanno ormai la sanità dipende dalle regioni e quindi dall'impegno che mettono le diverse amministrazioni regionali. L'altra però dipende anche dai tecnici. Cioè nelle realtà dove si sono concentrate esperienze di operatori attenti, colti, ben formati, sensibili, evidentemente la riforma è stata applicata molto meglio, quindi c'è un problema proprio di professionalizzazione, sì, di formazione degli operatori e anche di operatori che ci mettono del proprio, come dire, che mettono anche passione. In campo passione, volontà di cambiare le cose, che purtroppo non ci sono dappertutto. Secondo la sua opinione, quali sono questi poli virtuosi? Dove li possiamo identificare? Beh, io per esempio penso che intanto si può fare una distinzione così un po' impropria, a braccio, tra il sud e il nord. In alcune regioni del nord si va meglio che in alcune regioni del sud. Anche se per esempio invece a Milano non ci sono delle buone situazioni dal punto di vista di salute mentale, come invece ci sono a Venezia, a Trieste, a Bologna, magari in città più piccole dove si è investito di più e meglio. Quindi anche sul nord ci sono delle cose, sicuramente al sud la situazione è abbastanza disastrosa. A Roma credo che stiamo in una condizione accettabile, ecco, non ancora buona ma accettabile.